Salve a tutti signori e ben ritrovati su VG Future Games. Oggi andiamo a fare il sesto episodio di Hogwarts Legacy, questa avventura entusiasmante per molti di voi. Lo è anche per me, nonostante abbia avuto qualche problemino tecnico, ma tuffiamoci subito in Games e cominciamo. Allora, prima di tutto andiamo a caricare la partita. Vi ricordate la scorsa volta siamo andati nelle zone un po' oscure della scuola? Vediamo invece, stavolta avevo delle missioni da fare. Dunque, qui mi trovo probabilmente nell'aula del professor Fig. Fig non c'è. Allora, prima di tutto dobbiamo dare un'occhiata a quelle che sono le cose da fare, quindi le missioni, eccole qua. La ragazza di Yoga 2, abbiamo queste incarico della professoressa Eckhart da fare. Ok, quindi la seguiamo. Ok, la seguiamo, però non me l'ha data. Sapete, però devo prendere qualche pozione in più. Mi sa che per prendere le pozioni io devo tornare alla cittadina dove sono stato all'inizio del gioco, subito praticamente dopo. Fammi vedere un po' la mappa qua, perché mi sa che ci devo tornare, perché me li devo comprare queste pozioni, altrimenti rischio grosso. Allora, mappa Hogsmeade. Allora, a Hogsmeade devo tornare, dovrei tornare nel negozio delle pozioni. Eccola qua, imposta tappa. Mo per arrivarci lo devo fare a piedi, o c'è qualche modo per fare il viaggio veloce? Sapete che non lo so. Ah, viaggia però qua sta, aspetta. Proviamo così. Forse ci arrivo subito così, dai. Forse ci arrivo subito. Hogsmeade, eccoci, sto qua arrivando. Ok, col viaggio veloce si fa prima. Qualche soldino ce la dovrei avere. Abbiamo tutto ciò che serve agli studenti in materia di pozioni. Dai pure un'occhiata. Ok, allora parliamoci. Cosa posso fare per te oggi? Allora, musche creose fragili, lo sai, mo vai a vedere la pozione che mi serve, non lo so. Vediamo qua. No, queste sono le cose che è da acquistare fondamentalmente. Valore di vendita 0. E forse se questo era l'abito. No, questo già ce l'ho. Perché questa è vendi, la cosa vendi, appunto. Allora, ricetta delle pozioni del tuono, no, ricetta. No, queste sono ricette che devo acquistare una volta che ho i soldi, ma al momento non ce ne ho. Strumenti da combattimento. Eccola qua, aiuta a guarire e far recuperare parte della salute. Costa ben 100. Porca puttana, io ne tengo 3-14. Praticamente nulla. Costano tantissimo ste pozioni. Però mi servono, perché se mi capita qualcosa. Saggia decisione, grazie. Sì, soprattutto per i soldi che ti sto dando a te, così. Niente, ho finito tutti i soldi, me ne posso pure tornare. Ciao Pippin. Spero di rivederti. Addio. Grazie alla. Ok. Qua sta la gente che corre felicemente. Ah, qua ci sta una. Ma dove stava quella cosa? Facciamo. Revelio! Eccola là. Accio! Ha fatto bene a tornarci. Nella storia non c'è. Da quella famiglia non è mai uscito nulla di buono. E io dico che certe cose non stanno. Si può entrare pure volendo nelle porte, però si deve fare quella magia per le serrature che al momento io non ho appreso.
Vabbè, comunque, schiva gli attacchi dei nemici con capriole, lancia incendio sui nemici, quindi questi sono gli incarichi che posso fare, però se becco qualche nemico, solo che i nemici, dov'è che li becco? Hai visto? Ecco, per esempio, io di qua io non ci sono mai andato, qua c'è stato un mago che sta camminando, ciao zio. Ma almeno esploriamo un attimo la mappa. Gatti dappertutto, pure questi gatti di razza così. Un po' fa il classico meow. Chissà se c'è un trofeo per accarezzare i gatti, perché sennò non ne vedo proprio il motivo di tutti questi gatti. Ah, certo, fa parte della storia di Harry Potter che ci stanno un sacco di gatti, però concretamente penso che dovrebbero servire a qualcosa. Cos'è questo cancello? Vediamo sulla mappa dove sono. Ah, mi sto avventurando da qualche parte qui. Qui abbiamo... Ah, qui è Hogsmeade, appunto. Qua sta il castello. Io sto andando dalla parte opposta. Qua che c'è? Non lo so, ragazzi. Fatemi un attimo esplorare. Vediamo dove mi vado a ficcare. Qua ci stanno delle scale. Vorrei trovare qualche nemico, quantomeno per fare questi incarichi di cui parla la professoressa. Qua dove sono arrivato? Ci sta tutte queste persone qua. Qua sta uno dei gemelli che fanno esattamente tutto in contemporanea. Qualche rifinitura in più a questo gioco l'avrebbero voluta dare, effettivamente. Ma al di là di tutto, qualche piccola rifinitura... Queste cose che si vedono doppio non è proprio il massimo. Ecco, qua che abbiamo? Leopold Buckcook. Vediamo questo Leopold che dice. Buongiorno. Vende qualcosa? Certo che sì. Ma cosa ci fa qui uno studente come te? Ti sei perso per caso? Mi piace esplorare. Sto solo esplorando un po' la campagna. Oh sì, è bello evadere dalla solita routine. Ti dirò, anche a me piace vagabondare. Mi chiamo Leopold Babcock e sì, sono qui per vendere. Per una persona come te, con la propensione alle esplorazioni, avere sempre qualche pozione rigeneratrice a portata di mano è essenziale. Ma non ho soldi. Personalmente non metterei piede nella foresta proibita senza averne una buona scorta. Che ne dici, mio giovane amico? Una precauzione per i tuoi prossimi viaggi? Interessante. Grazie per l'aiuto, signor Babcock. Prego, fammi sapere se vedi qualcosa che ti piace. Posso vedere la mercanzia, ma tanto per... Che cosa c'è in vendita? Allora, vediamo questo Backcook. Vedi se c'è qualcosa che ti serve. Pozione massima, aumenta per un periodo limitato i danni inferti di incantesimi scagliati per chi da chi la beve. Questi fanno tutti gli stessi prezzi, non è che c'è concorrenza tra di loro. I prezzi sono comunque alti. Guarda qua che prezzi. Io spero che ci sia qualche missione, qualcosa che ti dà più soldi, perché sennò qua veramente dobbiamo andare a rubare tipo Skyrim, si entra nelle case e si fregano le cose. Vabbè, ciccio, la prossima volta. E la foresta sta di qua, scusa. C'è tutta sta zona qua, però evidentemente qua sopra non penso si possa andare. Anche se io sto andando di qua, qua che c'è? Ah, ma ne è comparso un altro. Il borgo di Arsha è la regione sud di Hogwarts. Vediamo. E questo cos'è, questa casa? Ah beh, sì, va a significare che c'è il borgo. Ma io ci voglio andare perché mi piace esplorare. Chissà se qua incontro qualche nemico per strada. Qua non ci stanno pagine, qui in cor... Ah, vedi però che c'è. Pietra di luna. Devo ancora capire questa pietra di luna a che cosa può servirmi.
un soldo, uno, cioè proprio uno. Ah, qua 25, ok. Non capito perché me l'ha dato prima uno. Bello però, caspita. Questo? Cos'è questo? Ma mica si può andare giù, ragazzi. Oh, sì, mi sa di sì. Perché sei andato oltre. Ah, vedi, là ci stanno dei nemici là in fondo. Ci stanno dei nemici. Però non li vedo. Cioè, me li segnala, ma... Rebellion! Che vuoi rivelare? Solo sto pallone. Interessante, però. Mi piace l'esplorazione, ragazzi. L'esplorazione negli open world è una delle cose che mi affascina di più. Sta cosa che tu non sai e puoi scoprire. Quindi dovrei andare giù per combattere o tentare di combattere questi esseri, che potrebbero essere pure molto forti, eh. Infatti, che cos'è questo? Forse è il ponte, il nome del ponte, penso. O della zona che c'è. Vediamo se c'è una strada per giungere sotto. Sì, ci sta una stradina. O almeno sembra. Non è proprio il massimo. Rebellio! Qua c'è qualcosa. Cos'è questo? Incendio! Pazzo! Lumos! Vabbè, Lumos proprio non mi serve. Non so che cosa possa servire sta cosa. Sinceramente non lo so. Ah, ci sono delle pietre dentro. Però a quanto pare non hai effetto. C'è ancora molto che devo scoprire. Ah, qua ci stanno dei nemici. Se non riusciamo a raggiungere una decisione tra di noi, come pensiamo di poter escogitare un piano per sconfiggere il nemico? Io ho proposto un approccio per arrivare al risultato e mi pare assurdo essere continuamente contestato. E chi sono questi? Non so se è una buona idea. Ma saranno tipo predoni. Vedo che là c'è un'altra di quelle casse. Senti, io ci sparo una cosa addosso e vediamo che succede. Cioè, ovviamente mi diranno qualcosa, però... Non se ne fregano niente. Giustamente non se ne fregano niente nella... Ah, però si arrampica, attenzione. Questa è una cosa nuova, non sapevo. Vedi? Si arrampica. Quindi... Oh! Ad Aranshire non c'è solo altro che rancia. Non ne vale proprio. Non lancia niente, questo non è come Skyrim che lancia qualcosa. Non si fa niente oppure sto troppo lontano? Incendio! No, incendio la posso lanciare, secondo me, se mi avvicino. Sui combattimenti di draghi è la migliore decisione. Quegli altri non si accolgono di niente? Ah, ma questo ha ripreso energia. Due! Devo stare attento quando sparo perché questo va... Vedi che succede? Va avanti, va a finire che cade. Cioè, se li posso sconfiggere così è facile. Yalò! Voilà! Intanto faccio le combo. Distrutto. Quell'altro dove è andato a finire? Completa la battaglia in tempo. Ah, ecco, c'era un timer. Imprese nei duelli. Lancia incendio sui nemici. No, devo andare giù. Se no, queste cose non posso farle. Però, sinceramente, non so i pericoli che posso correre. Però, proviamo a avvicinarci un po'. Rebellion! Eccolo là. Niente, ci devo andare, ragazzi. Incendio! Attaccami. Stavo scherzando! Non trovo
boh, se n'è andato. Che cavolo. Questa roba. Dove? Le vie. Oh. Incendio. Ne ho schivato solo uno al momento. Leviosa! Incendio! Ce l'ho fatta. Ma dovrebbe pure ricaricarmi. Là ce ne stanno altri due. Sembrano che questi siano, diciamo, avversari abbastanza semplici. Là ce ne stanno altri due. E sono... Però stavolta non... Che sono? Revelio! Qua c'è qualcosa. Da qua non li becca o proprio questi non si possono... No, questi non si fanno proprio niente. Oppure se non sto... Oddio! Duburg dell'Erioforo, questo non mi sembra bellissimo questo. Questo pure si è accorto di me. Senti, io le devo attaccare. Che io non so che tipo di armi hanno questi. Le bionde! Incendio! Troppo lontano incendio. Ah, questi semplicemente allungano la lingua. Ok, allora proviamo a fare così. Leviosa! Incendio! Ma questi non si fanno nulla! Però me l'ha dato incendio sui nemici. Mo non so se era quello di prima. Mo ci riprovo. Leviosa! Incendio! Questo mo che è morto, ma può darsi... Vabbè, basta, proviamo con questo che sta più... Ah, qua glielo toglio a te. Leviosa! Incendio! Oh, ma questi non si fa niente con le leviosa. Questo... Asso! Neanche. Incendio! No, questo non è cosa proprio, perché non me lo dà. Vediamo se mi fa fare altre capriole. Attaccami, dai. Che fa? Non fa niente. Sono stupido. Incendio! Oh, qua si fa male. 3 su 5, perfetto. Vabbè, ah, questi stanno fermi. È ottimo per... 4, ultimo. Stanno fermi. Meglio così. Oh! Oddio, questi mi sono prendendo... Oddio, sei incazzato. Giustamente le palle. Vai. Vabbè, comunque sono abbastanza stupido. Incendio. 5. 6, 7, ancora 8, 9, l'ultimo 10, ce l'ho fatta. Bene.
Bene, Ciccio, allora mo ti spedisco all'altro mondo. Levioso! Incendio! Incendio! E voilà. Bene. Allora, ho fatto pure questa, frequente la lezione di Vesta delle arti oscure durante il giorno. Questa cosa l'ho fatta. Livello 8, perfetto. Infatti mi è uscito, mo che posso andare a partecipare a questa nuova missione. Ora, per curiosità, fammi vedere le collezioni, che cosa c'è più. Ah, sono gli, diciamo, i nemici che ho incontrato, ok. Questa è la sentinella del pensatoio. Vedetta del pensatoio, sono simili ma non sono uguali. Poi abbiamo il Degbog dell'Eriforio. Questi animali si mimetizzano spesso con l'ambiente per non essere individuati troppo presto dalla loro preda. Revelio ti aiuta a trovarli quando esplori il loro habitat. Si rivelano vulnerabili agli incantesimi energetici quando recuperano dopo un attacco in affondo. Diventano suscettibili a capovolgimenti o spostamenti in varie direzioni. Questo spalanca le fauci. Si può usare Levioso sulla lingua carnosa per sollevarlo in aria. Infatti ha funzionato. Ancora, questi invece sono il troll corazzato che ho distrutto quando sono andato nella cittadina. La seconda diritta è roba tra cui il troll rotolo. Vabbè, non me ne tiene di leggerlo, comunque va bene così. Combattimento, ricompensa, ricetta per caratteri. Quindi vedi, bisogna fare ancora queste altre cose qua, sono a livelli ancora bassi. Mappa, missioni ovviamente, questa qua. Incarico della professoressa Eckert. Posta via gufo. Questi sono i vari sms che mi sono arrivati. Qua salviamo, tanto per salvataggio manuale. Salvataggio manuale, ok. Incarico della professoressa Eckert. Ok, andiamo dalla professoressa Eckert. Vorrei, per curiosità, ma non so se mi possa tornare utile, vedere chi sono questi tizi che stavano parlando. Irondale non è così forte come ci si potrebbe aspettare. Revelio! Eccoli. Ma questi non so se possono essere tosti, Ridisca. Anch'io sono per l'educazione in battaglia. Ma con chi sta parlando? Questo è il livello 7, quindi è abbastanza tosto. Io sono livello... Voglio fare un giro nei dintorni di Feldcroft per vedere se c'è qualcosa da cacciare. Che è quella cosa? Ah, ok, questo che mi fa vedere la... Sono secoli che non trovo nulla che valga la pena cacciare. Fammi vedere che livello sono. Non ho mica capito come si vede il livello. Cioè, devo aprire per forza qua, non ti compare sopra in alto a sinistra che fai con la freccia giù, sarebbe meglio. Ecco come hai visto. Vieni qui, parassita. Quello che hai fatto a degli animali indifesi è vergognoso. È un colpo l'ho spedito al creatore. Madonna ragazzi. Ah, però vedi, non si può aprire. Non si può aprire. Cioè, io non ho le capacità per farlo, non ancora. Però un colpo l'ho spedito subito. Mo' entro dentro e mi imprigiono, non ci posso entrare. Un fuoco così. Qua che abbiamo? Ok. Delle uova? Posso usarle? Sì, cioè posso prenderle. Uova di Ashwinder. Boh, non so, può darsi che mi servano per qualche compito. Ma questo non lo posso aprire per nessuna maniera. C'è
Cioè, non c'ho. Questo lo devo rimanere qua, mi dispiace. Leviosa! Accio! Non posso mica buttarci la cosa, la rischio di farla male. Ma che cos'è? Non so che animale sia, però si lamenta. È un animale magico che tra l'altro piange proprio. Mi dispiace, zio, ma non posso aiutarti. Devo capire questa cosa della serratura. Allora, mo per andare dove devo... Perché mi porta là? Ah, ok, perché là... Ah, ma là sta il... Vediamo se posso fare il viaggio veloce da qua. Allora, mappa. Ok, però qua mi porta un'altra cosa. Cos'è questo? La razza di... Ah, ok, quell'altra è quell'altra missione, non mi interessa al momento. Parco di Hogwarts. Aspetta. Eccola qua. Ma se ci voglio andare velocemente... Non ho ancora capito come fare. Ci devo andare a piedi, eh. Devo studiarmelo un po' sto gioco, perché sennò... Allora, se voglio andare... Ah, questo mi porta proprio nella... No, non posso andare, penso, nell'acqua. Non lo so, eh. Vediamo se muore nella... Ma non credo, che cavolo. Non sembra che possa morire. Ah, nuota! Wow! Però non è che... Mi conviene andare di qua. Sempre che non ci siano animali... Però farmi del vuoto tutta la zona qua non è proprio il massimo. Se no mi devo fare tutto il giro. Oh, ma questo non ce la fa più. Ma che è qua? Ok. Niente, ragazzi. Sto qua che aspetto che vada dall'altra parte. Mentre lui si fa una nuotata, io mi faccio una bevuta. Devo imparare a usare sto viaggio veloce. E ce la fa, continua imperterrita. Non si stanca. Se stavamo sul Red Dead Redemption, il personaggio dopo un po' si stanca e va giù, che non ce la fa più. Su GTA no, qui neanche. Dai che ce l'abbiamo fatta. Chissà se posso da qua andare alla strada. Ok, siamo quasi giunti. Qua c'è qualcosa, dopo col Revelio do un'occhiata. Fammi lì. Circa. Oh, che ha preso? Occhiali protettivi a occhio di tritone marrone nell'acqua. Ah, qua stanno dei soldi. Li ha presi da qua, va bene così. Revelio! Ci sono delle cose là per terra. Succo di sanguisuga. Vabbè, io prendo tutto perché al momento davvero non ne ho idea. Però potrebbero tornarmi utili. Che cos'è quello? Ah, quello è un'altra di quelle cose che... Oddio! Cos'è? Un portale, chissà cos'è. Boh. Sai che qua devo usare il fuoco. Però al momento secondo me è inutile andarci perché devo fare un'altra cosa. Però fammi vedere se qua si riesce a fare qualcosa tipo così. Accio! No. Leviosa! Allora qua io sono sicuro che ci devo lanciare l'incantesimo del fuoco. Ci provo. Incendio! La
ha sbagliato a lanciare. Proviamo così. No, a sto punto non lo so. Proviamo da qua sopra. Da qua. Però è troppo lontano. Questo. E infatti si apre, vedi, per un po' si apre. Se faccio normale. E quindi devo fare così, scusami. Incendio! E allora non lo lancio bene, mi viene da pensare, non lo so. Non lo so. Comunque poi me ne occuperò. Può darsi che in questo momento non ho la possibilità di farlo. Ma cos'è su ste cose? Ok, via. Ci stanno un sacco di cose sulla mappa che vorrei andare a esplorare tutte, però ovviamente mi impiegherebbe non poco tempo. Qua c'è una casa, chissà chi è questo. Ci stanno delle zucche. Revelio! Ah, vediamo se si può stare a chiuso. Ah no, sta aperta. Di chi è sta casa? Oh, un po' di soldini, dai. Guanti da Quidditch. Ci sta qualcosa qua sopra. Ok. Pagina della guida. Dovrei pure leggerla un po', sta guida. Sta casa è molto vuota, insomma, non si sa di chi sia. Interessante. Ok, una capra? Faccio! Le biote. Quindi funzionano alcuni. Non ho capito se. Perché sto fuori e quindi mi funzionano. Perché quando stavo nell'accademia, comunque questi incantesimi non li fa funzionare. Non saprei perché. Bello da qua questa visione. Revelio! Questi fiori, è la seconda volta che vengono questi fiori che trombettano. È bello perché sul joypad ti fa una sensazione strana, sul DualSense di PlayStation 5. Che non riesco a spiegare, ovviamente. Però è particolare. Come sensazione tattile, dico, eh. Revelio! Devo stare attento perché potrebbero esserci sempre pagine della guida intorno. Ma vedi, c'è qualcosa pure. Vabbè raga, ma qua non si finisce mai. Se uno vuole esplorare tutto, cappello di fungo saltellante. Ci facciamo un risotto. Revelio! Altri funghi. Io prendo tutto, perché magari non mi servono, però tutti fanno così all'inizio, tutti che prendono tutto. Però io devo andare dall'altra parte, decisamente. Penso che questi siano cattivi, non me li segna come cattivi, quindi immagino di no.
Questo è un contadino che di notte va a lavorare. La notte vai a controllare l'acqua che non c'è. Ottimo. NPC sempre di una certa profondità, no? Oh oh. Revelio. E dammi la pagina. Come, non c'è più? Ma perché? Cioè, c'era sta cosa qua. Ma che palle. Vabbè, niente da fare. Qua un'altra porta che non si può. Vabbè. Mi secca molto sto fatto. Un'altra avventura ti aspetta, eh? Forse queste fiamme della metropolvere sono per fare i viaggi, mi viene da pensare. Non lo so. Penso di sì. Sì, perché me l'hanno detto fondamentalmente, però nel concreto non lo so. Vedremo. Bella atmosfera. Di qua? Oh oh. Revelio. Stavolta non ho parlato. Qua dici frequente le lezioni di difesa dell'arte durante il giorno. Ora non è giorno, quindi immagino di no. E questo? Cappello da stregone boschivo. Interessante, mi piace questa cosa. Revelio. Fatto bene sto castello, raga. Allora, e qua bisogna che aspetti, però. Però si può. Oddio, là stanno una. Via, via, subito, subito, subito. Dove diavolo è andata? Revelio! Dove si è ficcato? Ma. Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Accio! Perfezionista di pittura. Danno un attimino di fastidio queste voci all'improvviso, ti fanno un attimo sussultare. Qua si può aspettare, mo aspettiamo, dai. Ah, qua ci sta un'altra pagina. Revelio. Accio. Oh. Revelio. Ok. Non sto dicendo che. Non può essere così difficile come sembra. Parliamo con questo. Ciao, non credo che ci conosciamo. Oh, ciao, sono Lenora. Scusa se in questo momento ti sembro un po' distratta. Tutti mi credono folle. Samantha pensa sia uscita di testa. Ma è questo quadro! Non lo avevo mai notato prima. Se conosco Hogwarts ed è così, una cornice vuota non appare per nulla. C'è qualcosa sotto che va scoperto. Ci sono altri dipinti del genere qui? Ci sono altri dipinti vuoti come questo in giro per la scuola? Sì, alcuni. Tutto questo posto è in qualche modo un rompicapo. Se riesco a capire il rompicapo che si cela dietro a questo, capirò anche tutti gli altri.
Devo iniziare da qualche parte. E sei riuscita a saperne di più da quando hai iniziato a studiare il dipinto? Ho scoperto che lanciando l'humus si ottiene un qualche effetto. Ma non so come proseguire. Forse darò un'occhiata, ma non oggi. Se ho tempo darò un'occhiata. Potrebbe essere interessante. Ah, io mi sono scervellata già abbastanza. Ti auguro di avere decisamente più fortuna di me. Se per come caso ti viene un'illuminazione su come risolvere il mistero, corri a dirmelo. Revenio! Bobo, un giorno vedrò. Intanto, oh, dove sta la... Ah, mo mi ha dato l'altra missione in automatica. No, io volevo fare l'altra. Oh. Allora, missione. Incarico alla professoressa Eckhart. Allora, seguiamo questa. Sta qua, dai, sta vicino. Eccomi. Ah, ok. Ok, è un singolo del DJ tedesco Robin Schulz, pubblicato il 19. Ecco! Silenzio! Ogni tanto si attivano queste cose di Alexa. Per caso, poi, mentre uno sta parlando. E ora che combini? Saranno... Revelio! Un'altra di quelle pagine. Ma questo gufo? Non gliene frega niente, come dicevo, le magie qua dentro non hanno effetto. Revelio! Devo scoprire come usare e aprire quelle serrature. C'è qualche anima pia disposta ad aiutarmi? No. Quella sta là dall'inizio del gioco. Sta sempre là. Ok. Assunto tutto quello che faranno. Ritorno della professoressa. Ecco, gli altri se ne vanno. Ciao, Storti. Spero che tu abbia portato a termine. Professoressa, ho completato gli ultimi incarichi che mi ha assegnato. Ben fatto. Allora sei pronto per imparare Expelliarmus. Presta molta attenzione. Spesso basta l'incantesimo di disarmo a sconfiggere le streghe e i maghi oscuri più potenti che tu possa incontrare. L'utilizzo della magia richiede una mente concentrata e una bacchetta ferma. Ok. Ce l'ho fatta. Vediamo che fa sta cosa. Gran bel lavoro. Se vuoi esercitarti, il manichino è qui apposta. Ok, fammi vedere che è sta cosa. Prima di tutto lo devo assegnare. Allora, assegniamoli. Dove sta? Questo sarà. Ah, danni. Scaglia via bacchette e altre armi dalle mani della maggior parte dei nemici. Infligge inoltre danni a tutti i nemici, inclusi quelli disarmati. Interessante. E va bene. Proviamo. Expelliarmus! Direi che ci siamo, ma continua a esercitarti. Expelliarmus un giorno potrebbe salvarti la vita. Leviosa! Expelliarmus! Passo!
Expelliarmus. Vedo che continui a esercitarti. Ok. Vediamo se qua si possono. Prima ho letto una cosa. Prendi altri incantesimi. Buttiamo tutto all'aria. Stavolta non cado. I libri. Professoressa, ha un minuto? Certo, che c'è? Ha frequentato Hogwarts? Vediamo. Mi stavo chiedendo, lei ha frequentato Hogwarts? Sì, sono un fiero membro della casa di Corvo Nero. Perché me lo chiedi? Volevo sapere com'è cambiata Hogwarts nel corso degli anni. Capisco. Il castello, come avrai dedotto, nasconde molte sorprese. Oserei dire che non solo le scalinate sono ingannevoli qui. Per quanto riguarda gli studenti, sembrano più capaci ogni anno che passa. Anche se, almeno, il grado di bravate sembra rimasto inalterato. Quando ero caposcuola, erano molte le mascalzonate che facevo finta di non vedere. Tuttavia, una volta ammonii un certo Phineas Nigellus Black per essersi mangiato una penna d'oca di zucchero durante una lezione. Non sapevo che lei e il professor Black aveste studiato qui insieme. Le apparenze possono ingannare. Sono stata ferita dal tempo stesso. Interessante. Dal tempo stesso? Non avrei mai potuto immaginare una cosa del genere. Oh, beh, era un rischio intrinseco della mia precedente occupazione. Forse avrai già sentito dire che fui per anni un indicibile del ministero. Indicibile? Che vuol... Ah, come potrai immaginare, non mi è concesso di spiegartelo. Ti basti sapere che non era un lavoro privo di rischi. Spero di aver soddisfatto la tua curiosità per il momento. Sì. Grazie per avermi parlato, professoressa. Continua così con la bacchetta. Bisogna sempre essere pronti a reagire alle furfanterie, sia dentro che fuori da scuola. Sai cosa? Secondo me dovevano fare un altro sistema per gli incantesimi. Sì, sicuramente così sono abbastanza veloci, però il fatto di andare qua, te lo devi andare a caricare ogni volta, è un po'... un po' fastidioso, diciamo. Poi ci stanno pure questi qua che sono fondamentalmente incantesimi essenziali che si fanno premendo delle cose. Almeno qua c'è un piccolo schemino che te lo riporta, che te lo ricorda più che altro, perché ovviamente qualche cosa, se non lo usi sempre, può passare di testa. E questo giustamente, ok, quest'altro. Ok, e questa qua ancora lo devo apprendere. Ecco qua, quello là per aprire le porte. Però vedi, c'è comunque una cosa da... un giochino da dover fare, tipo come la maggior parte di tutti i giochi, fondamentalmente. Vabbè, niente, solo questo qua, insomma, per assegnare gli incantesimi ci vuole qualcosa di più veloce, insomma. Però va bene così, forse bisogna solo prenderci la mano. Comunque, i prossimi incarichi, diciamo così, che no, gli incarichi sono un'altra cosa, non mi sbaglio. Sfide, quanto stiamo? Intanto, combattimento 1%. E qua mo dovrò... Ho sconfitto in realtà pure quell'altro tipo, là, che ho mandato in Polonia, con quell'incantesimo caricato, no? Missioni già al 10%? Già? Sono solo livello 8. Allora, andiamo avanti. Come falene verso la luce. Eleonora ha detto che il dipinto... No, questo non mi interessa. Bacchette incrociate. Allenamento con le combinazioni di incantesimi. Il club nella torre dell'orologio lunga dovrebbe essere lì. Parla con... Allenamento con le combinazioni di incantesimi. Lezione di erbologia. Devo frequentare la lezione di erbologia insegnata dal professore Alium nelle serre. E allora mi conviene fare questa lezione di erbologia, perché addirittura è del livello 3, quindi seguiamo questa mappa, se no rimaniamo indietro. Mi vedo sulla mappa, sta poco distante. Ok, dovrei arrivarci, men che non si dica.
spero. Expelliarmus! Chissà se quando faccio questa cosa... Faccio! Mi si carica la barra, ma come vedete la barra, quella là blu sopra al verde, non si carica, quindi... E se volessi vedere i soldi che ho, non lo so. Devo andare sempre qua? Cioè, vedete, io non ho capito, probabilmente ci sarà qualcosa, però... Ma questo è per vedere il percorso che devo seguire. Nuovo studente potesse aiutarmi a risolvere il mio problema. Che palle mo ci parlo, mi prendo il coso e poi me lo faccio con calma. Ecco. Va tutto bene? Non sai chi sono. Sono Zenobia Nook, la ragazza che tutta la scuola odia senza alcun motivo. Mi dispiace per dire, a me frega. Chiediamoci perché ti odiano tutti, eh. Ti odiano tutti. E perché mai? Perché Hogwarts è piena di bulli e guastafeste. Leander Pruett è uno dei peggiori. Una zucca vuota senza talento. Volevo farmi qualche nuovo amico, così ho portato la mia collezione nella sala comune. La mia collezione di gobbiglie, intendo. Speravo di giocare con qualcuno. Hai presente le gobbiglie? No. Sono simili alle biglie di vetro. Giocarci è divertente, e se perdi ti spruzzano con un liquido puzzolente. Sinceramente, non mi ispiro. Dov'è il bello nel farsi spruzzare liquidi fetenti da un gioco? Solo se perdi. E io non perdo mai. O almeno, non spesso. Ah, la gente è crudele. È solo perché le gobbiglie gli hanno sputato addosso del liquido puzzolente. Ma è colpa loro, hanno perso. Imelda non sa proprio perdere. E anche Averetti e Astoria sono terribili. E ora quei bulli patetici hanno nascosto le mie gobbiglie in giro per la scuola, in punti molto elevati. Io avrei fatto lo stesso. Beh, tu li hai messi in una situazione sgradevole e loro hanno reagito. Non scrivo io le regole. Comunque, da sola non so proprio come fare a recuperarli. Ah, beh. Non conosco ancora gli incantesimi necessari. Mi spiace. Mi serve qualcuno, magari uno studente del quinto anno abile e altruista. Qualche idea su come recuperarle? Non hai degli amici? Non ti prometto nulla, vai. Vedrò cosa posso fare. Apprezzerei molto il tuo aiuto. Se riesci a trovare tutte le mie gobbiglie, torna da me. Presto sicuro potrò ricominciare a giocare a Snake Pit e Jack Stone da sola. Ma credici. Gobbiglia go go. Spero che non mi abbia abilitato già sta cosa. No, perché questa è un'idea. Ah, non me l'ha dato. No, dai, non mi devi rompere. Però mi dà fastidio che mi cambia le missioni. Cioè, se io sto facendo una cosa, me la devi fa, zio. Poi, se voglio, l'attivo io. Ok. Revelio. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobbiglie di Zenobia sono in punti elevati. Ma questo si fa il problema che io non mi faccio. Faccio! Le vie! Oh oh! Sapevo che doveva servire qualcosa. Quindi vuol dire che tutte quante le statue che ci sono servono a qualcosa. Per esempio questa è quella che si rompe. Infatti. E che io lascerò rotta per i prossimi studenti. Poi devo scoprire, qualcuno me l'ha mandato, raga, ho visto che mi avete mandato i messaggi sulla pagina di Facebook, la pagina Instagram del mucchio, però voglio lavorarci un attimino, io voglio capire i misteri, perché se devo andare a vedere le guide, raga, è troppo semplice giocare così, cioè, la bellezza è proprio che uno non sa nulla, cos'è questo? Ho combinato proprio un disastro. Eccola là, un altro. Mio. Faccio! Le biote! Expelliarmus! Revelio! Fammi sentire questo, mi piace un'altra missione. Va tutto bene?
Oh, ciao! Lieta di rivederti. Grazie per avermelo chiesto. E no, non va tutto bene. Temo di essermi messa in un bel pasticcio con la bibliotecaria. Se ricordi, quando ci siamo incontrati mi stavo esercitando negli incantesimi non verbali. Beh, ho imparato. E ora ho cominciato a creare le mie magie. Ho usato il mio incantesimo leggero come una piuma sui libri presi in biblioteca. Mi si stancano le braccia a portarli sempre in giro. Ma nel mio incantesimo devo aver confuso la parola latina per piuma con quella per uccello, perché quando ho aperto la borsa in biblioteca hanno preso il volo. Bellissimo. Mi sembra una cosa bellissima. Grazie, ma credo proprio che la bibliotecaria non la vedrà così. Riprenderei i libri e toglierei l'incantesimo io stessa. Ma non è la prima volta che uno dei miei incantesimi crea scompiglio in biblioteca. Ah, sono fatti tuoi, zia. Amut ha detto alla Scribner che quelli che volavano erano i miei libri. E lei ha minacciato di scrivere ai miei genitori se creo ancora problemi. Forse puoi recuperarli tu. Sono solo cinque. Non sospetterà di una persona appena arrivata che si guarda intorno. Ah, sentiamo perché Amit ha fatto la spia, che mi interessa pure a me. Perché Amit ha detto a Madama Scribner che erano i tuoi libri? A dirla tutta, non penso volesse causarmi problemi. Anzi, credo che volesse vantarsi della mia prodezza. Amit passa ore a guardare le stelle, ma sa riconoscere un buon incantesimo quando lo vede. Ok, se ho tempo lo farò. Immagino di sì, sempre che ne abbia il tempo. Te ne sarei molto grata. Uno dei libri è il mio diario e non vorrei che cadesse nelle mani sbagliate. Se tu li recuperassi e me li riportassi, potrei rimuovere l'incantesimo. Ok, qua devo fare tutto io, pure le faccende degli altri. Comunque, siamo giù. No, mo mi ha abilitato un'altra volta sta cosa, madonna che palla. Me lo fate fare questa lezione di erbologia? Ok. Revelio! No, ci devo andare diretto perché sennò qua mi perdo delle cose da fare. Ho provato a fare i compiti nel dormitorio ieri sera, ma poi mi sono addormentato. Quei letti sono veramente troppo comodi. Non mi fido di nessuno dei ragazzi. Svegliarsi con una tentacola velenosa sul cuscino non si scorda facilmente. Non è stata proprio... Expelliarmus! Non gliene frega niente a nessuno quando tiro gli incantesimi addosso. Ok, siamo arrivati, dai. Revelio! Ci deve essere per forza una cosa di qua. Intanto questa l'attiviamo. Questo magna. Revelio. Che è sta roba? Esistente, per fortuna. Qualcosa di vero c'è. Mm-hmm. 60, però niente di trascendentale, ma pur sempre qualcosa. Revelio! Revelio! Non c'è niente qua su. Ok, cominciamo. Wow!
Buongiorno, professoressa Allium. Che piacere rivederti, Lenora cara. Oh, ecco. Ne avrei bisogno per la lezione di oggi. Un regalino per tua zia. Che bellina sta. Ah, eccoti. Studenti, accogliete la nuova rosa del nostro giardino. Sarà bello crescere insieme. Quanto è emozionante essere di nuovo tutti quanti qui. L'anno a venire sarà pieno di magia e di stimoli, ma la cosa più importante che coltiveremo qui a Erbologia è la conoscenza. L'esperto di erbologia attento teme la tentacola velenosa tanto quanto il bulbo balzellante. Vabbè. Benissimo. Oggi faremo la conoscenza del mellifluo tubero noto con il nome di radice di mandragola. Accio! Vediamo se riusciamo a far stare un po' più comode le nostre amiche vegetali. Per prima cosa, copritevi le orecchie. Ora, ascoltate. Afferrate la mandragola dal ciuffo e tirate saldamente. Veloci! Ora mettete le mandragole nei vasi e poi compattate il terriccio. Non lo potevi di prima? La terra deve avvolgere la radice come una coperta, in modo che la mandragola stia bella comoda. Riparo! Magari. Mi dispiace molto. Temo che la tua fosse un po' troppo matura. D'accordo, tu puoi andare. Ottimo lavoro, ragazzi! Ora, proveremo a piantare il dittamo ai nostri banchi da giardinaggio. Voi potete iniziare. Io devo scambiare due parole con il nuovo arrivo. Non sarà per un doppio fine, professoressa. Comunque la mandragola esiste davvero, cioè non è una cosa che non esiste. Tra l'altro, ragazzi, sto facendo un gioco sulle streghe e sui stregoni. Io abito nella città per eccellenza delle streghe. Benevento è la città per le streghe per eccellenza, dove pure la squadra di calcio si chiamano gli stregoni. Per il liquore pure, eh? C'è anche il liquore, ma non è per quello che è famosa. Un giorno ve ne parlerò. Sì, professoressa. Prima di tutto, complimenti per il tuo lavoro con la mandragola. Quelle piante possono essere difficili da gestire. È stato divertente, sono quasi diventato sordo. È stato divertente. In realtà mi è piaciuto molto, mi sono lasciato contagiare dal suo entusiasmo. Sei gentile a dire questo. Il tuo talento per l'erbologia cresce rigoglioso quanto una mandragola nel terriccio fresco. Ora, come dicevo, procederemo col piantare il dittamo. Vediamo di trovarti dei semi. I semi li ho già, professoressa. Li ho presi a Hogsmeade. Hai visitato la rapa magica? Ottimo! Chi si prepara bene non può che fiorire. Ho fatto in modo che avessi il tuo banco da giardinaggio qui in aula. Non è stato facile, visto lo scarso preavviso. Ora pianta i semi, poi tornerai a raccoglierne i frutti più avanti. Pur con l'aiuto di suolo, luce e magia, hanno bisogno di tempo per crescere. Okay. Con cosa potrei bilanciare il mio bouquet di fiordalisi gialli? Delizia dello snaso? Il dittamo ha proprietà ricostituenti e per questo è fondamentale nella pozione rigeneratrice, come il professor Sharp vi avrà sicuramente detto. Sicuramente, guarda. Allora, banco del giardino, devo piantare questa roba qua, l'erba curativa, le cui foglie vengono usate nella pozione rigeneratrice. I semi di dittamo si possono acquistare presso la rapa magica, si può coltivare in vasi di qualsiasi dimensione. Anche pollice verde questo gioco. Bene, e niente, ma dobbiamo farla crescere perché con la magia la stanno innaffiando.
pronto tra 9 minuti e 50, che poi sarebbero reali in realtà, vabbè. Ben fatto. Una volta che sarà maturo, potrai usare il tuo dittamo nella pozione rigeneratrice. Ah, di questo ti parlerà il professor Sharp. Allarghiamo un po' il discorso? Voglio presentarti un tipo di pianta diverso. Il cavolo carnivoro cinese. Scoprirai che certe piante risultano più utili fuori dal calderone che dentro. I cavoli diventano irascibili se non masticano qualcosa. Fortunatamente ho un manichino adibito a questo scopo. Daglielo da sgranocchiare, vuoi? Sì, professoressa. Sono nell'altra serra, all'estremità opposta del ponte pedonale che parte da questa stanza. Il tuo compagno di classe Pruett si è offerto di accompagnarti. Torna da me quando avrai finito. A proposito, bada alle dita, mordono piuttosto forte. Beh, questa è una cosa buona, almeno non si devono comprare ste pozioni, ma te li puoi fare tu. Questa è una cosa interessante, devo dire la verità. Continua così. Ciao, ti ho visto mentre andavi a Hogsmeade l'altro giorno. Piacere di conoscerti, io sono Leander. Ti mostrerò i cavoli carnivori cinesi. Per raggiungerli dobbiamo salire questa scala, ma vai avanti tu. Tutti strani sti personaggi, parlano come se stessero avendo a che fare con un'altra persona. A proposito, ottimo lavoro in difesa contro le arti oscure. Come, scusa? Il tuo duello con Sebastian. E lui è... Mi dai le spalle. O almeno crede di esserlo. Eppure lui è fatto quasi letteralmente a pezzi. Oh. È stato bellissimo. Ah, beh, grazie. Avrei voluto dargli una bella lezione, ma la Hecate ha preferito fermarmi. Non ha impedito che quel teschio di drago ti schiacciasse? Tipico trucchetto da serpe verde, quello di far cadere un teschio di drago su qualcuno durante un duello. Noi di Grifondoro lottiamo con onore. Tu lo sai bene, certamente. Certamente. Eccoci qui. Questa è la casa del cavolo carnivoro cinese. Su, prendi un paio di quei cavoli. Attenzione alle dita! Expelliarmus! Su pollice. Non preoccuparti, l'infermiera Blaney me l'ha ricucito. È un'esperienza che non auguro a nessuno. Ora, vedi quel manichino? Tiragli addosso i cavoli e loro faranno il resto. Ti ho preso tutto. Ok. A te ne vengo con un cavolo carnivoro. E come si lancia? Allora, tieni premuto L1 e premi R per aprire la ruota degli strumenti e assegnare i cavoli carnivori cinesi. Dopodiché premi L1 per utilizzare gli strumenti che hai assegnato. Quindi L1 ed R. Questi sono i cavoli. Vediamo. Allora, dopodiché premi L1 che hai assegnato. E l'ho assegnato o no? Oddio! Guarda lì! Bastano su qualsiasi cosa possano afferrare quella cavolo di bocca. Mia madre ne ha piantati un po' nel giardino l'anno scorso per tenere lontani gli gnomi. Lei non ha dovuto degnomarlo, ma addio giunchiglie strombazzanti. Ma questo attacca pure come se ci avessi. Ah, che piccoli infami. Sono proprio le mie piante preferite. Altro che bubo tuberi o bulbi balzellanti. Questi cavolacci sì che sanno come coprirti le spalle. Non che tu ne abbia bisogno, ma pensa se quello non fosse stato un manichino. È quello che ho immaginato. Fidati che è quello che ho immaginato tutto il tempo. Davvero? Ah beh, certo. Con te non si scherza. Questo mi pare chiaro. Ne troverai altre da erbe essenziali e funghi fatali. Piante del tipo che i tuoi genitori non vorrebbero mai in giardino. Insomma, hai capito. D'accordo, faremo meglio a tornare in classe. Fai con comodo. Ci rivediamo in classe. Allora, intanto io mi sono fregato tutti quanti i cavoli. Mica questo è rimasto. No, non è rimasto ed è scomparso pure il manichino. Non si sa per quale motivo. Vabbè, comunque le ho presi i cavoli che mi servivano. Interessante. Dobbiamo vedere se... Ero curioso di vedere se lo lancio e poi ci passo vicino, se poi attacca pure me. Però non me l'ha fatto vedere, quindi non si sa. Mi hanno detto stai attento a destra e a sinistra. Qua Ribellio. C'è... Eccola qua, eccola qui. Sapevo che da qualche parte l'avrei trovato. Un'altra avventura ti aspetta, eh?
Ma qua perché mi fa sempre sto rumore? Ok. Professoressa, siamo qui. Chi è questo? Il momento migliore per piantare un seme è l'anno scorso. Un altro buon momento è adesso. A proposito, fammi vedere se qua è fatto. Mancano ancora 4 minuti. Ispezioniamo. Puoi fertilizzare questa mappa per aumentare la resa, non me ne frega proprio. Evoca una compostiera di sterco per creare del fertilizzante, cosa che ovviamente ancora non sono. Quindi andiamo a parlare con la prof. Ho badato ai cavoli carnivori cinesi, professoressa. Piante incantevoli, non trovi? Spero non ti abbiano dato eccessivamente da fare, ma non vedo morsi né dita mancanti. Ebbene, perché sembri avere un bel pollice verde. Ah, non vedo l'ora di veder sbocciare le tue abilità erbologiche. Anch'io le piante danno tanto. Le piante magiche hanno così tanto da offrire. Voglio imparare a conoscerle meglio. Bene! L'erbologia è generosa. Prenditi cura del tuo giardino e lui si prenderà cura di te. Ah, beh, direi che è tutto. Passa da me a fare due chiacchiere qualche volta. Mi piace tenermi aggiornata sui miei studenti. Missione completata, lezione di erbologia. E siamo giunti addirittura al livello 9. Il professor... Per far crescere qualcosa dobbiamo innanzitutto comprenderla. Qua mancano 3 minuti. Ho scoperto quest'altra cosa che secondo me, se usata bene, si può rivelare fondamentale. Altre foglie di malva. Io raccolgo tutto perché poi prima o poi li userò in qualche modo. Vedi, foglie di dittamo che stavo piantando io, l'ho trovato qua. Ma va bene così perché giustamente devo imparare. Professoressa cara. Molto carina la prof. Allora, qua che abbiamo? Cara professoressa Allium, che gesto premuroso da parte sua e ricordarsi perfino che le fragole sono le mie preferite. Sono dolci come il miele, non mi stupisce che i babbani le amino tanto, i babbani. Tutto ciò che lei coltiva ha un gusto meraviglioso. Dalla Lewisia alle bacche, spero che la mia amata nipote apprenda queste abilità mentre si trova sotto la sua tutela. Lenora le adora con tutti i suoi studenti del resto. Come sempre, con i più cordiali saluti, Eleanor Everlake. Lenora, quella ragazza con cui ho parlato? Vedremo, piano piano stiamo componendo il puzzle, non è vero, professoressa? Bene, signori, allora siamo a 1:13, abbiamo superato l'oretta di streaming odierno, quindi non facciamo altro che, e fatelo sempre pure voi, signori, andate a impostazioni e salvate la partita. Non dico di fare così tanti salvataggi come me, ma in realtà se fate più salvataggi è bene, perché se qualcuno si dovesse corrompere, almeno avete altri punti dove poter salvare. Va bene ragazzi? Allora questo era tutto, come sempre questa puntata, come tutte le altre puntate, faranno parte di una serie che sto ricaricando su YouTube e trovate sul canale VG Future Games. Questo era tutto, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!